Salve amici. La Seconda Guerra Mondiale è stata il più grande conflitto armato della storia umana. In questa guerra furono usate migliaia di armi. Tuttavia, le persone spesso dimenticano che le guerre non vengono vinte solo da carri armati e aeroplani, ma anche dalle automobili, compresi fuoristrada che venivano usati per svolgere diversi compiti. Durante la Seconda Guerra Mondiale fiorì l'ingegneria meccanica. Il successo delle operazioni militari a quel tempo dipendeva non solo dal numero e dalla coesione delle truppe, ma anche dall'equipaggiamento tecnico dell'esercito. Questa circostanza servì da incentivo per sviluppare nuovi fuoristrada. In questo video ve ne mostreremo alcuni. Saurer RR7, trattore d'artiglieria cingolato austriaco sviluppato nel 1938. Questo fuoristrada ebbe un discreto successo e oltre al motore cingolato principale aveva quattro ruote retrattili che venivano abbassate a terra per la guida in autostrada. Poiché le ruote erano necessarie solo per la guida su strade asfaltate, i progettisti abbandonarono la trazione integrale. La parte cingolata del telaio era costituita da 6 ruote motrici con sospensione a molla, oltre a 4 ruote motrici di supporto, una ruota motrice anteriore e una posteriore su ciascun lato. Il cambio di direzione veniva effettuato utilizzando una marcia speciale e l'equipaggio poteva non lasciare i propri posti. Nella parte anteriore c'era un motore diesel con liquido di raffreddamento che sviluppava una potenza massima di 70 cavalli. Il motore era abbinato a un cambio manuale standard a 4 velocità. Ciò permetteva al fuoristrada, dal peso di circa 6,4 tonnellate, di accelerare fino a 65 km/h. Dietro il vano motore si trovava il vano comandi. Sul lato destro c'era il sedile del conducente e sul lato sinistro quello del comandante del veicolo. Il mezzo poteva ospitare fino a 5 soldati con equipaggiamento completo. Il fuoristrada era equipaggiato con una mitragliatrice Schwarzlose, che i tedeschi successivamente sostituirono con una MG-34. Questo veicolo non è mai entrato in servizio con l'esercito austriaco. Dopo l'annessione dell'Austria alla Germania nazista nel marzo 1938, tutti i veicoli corazzati austriaci passarono nelle mani dell'esercito tedesco. La Wehrmacht mostrò grande interesse per il trattore, senza interferire con la sua produzione in serie, ma furono apportate numerose modifiche al design. Stirling T26, trattore americano a trazione integrale con disposizione delle ruote 8x8 e capacità di carico di 12 tonnellate. Fu sviluppato nel 1943 dall'azienda Stirling. Questo veicolo era destinato al trasporto di carri armati M4 e M26, nonché di rimorchi e cannoni. Lo Stirling T26 era equipaggiato con un motore a 12 cilindri che produceva 275 cavalli e consumava più di 100 litri di benzina ogni 100 km. Una caratteristica interessante dell'auto era la trasmissione a catena delle ruote motrici, una soluzione obsoleta che all'epoca era ancora popolare. A causa della grande massa del trattore, 22 tonnellate, e per migliorare la guida, i progettisti hanno utilizzato ruote doppie su tutti gli assi. Il peso totale del trattore carico superava le 81 tonnellate, il che, insieme a un motore con potenza così bassa, rendeva lo Stirling T26 estremamente lento. In totale è stato realizzato un solo esemplare. Dopo i test si è deciso di continuare a lavorare sul progetto, utilizzando motori più potenti. Raumer S. Uno dei veicoli più bizzarri creati durante la Seconda Guerra Mondiale è il Raumer S, un'enorme macchina da 130 tonnellate costruita dalla società tedesca Krupp. È costituita da 2 metà separate collegate al centro, che ruotavano mediante cilindri idraulici. Ciascuna metà era dotata di un motore proprio e di una cabina di comando separata, che consentiva al Raumer S di spostarsi avanti o indietro. Ciò è stato fatto perché il raggio di sterzata era troppo ampio e la presenza di 2 sedili di guida consentiva una ritirata tattica in relativa sicurezza. L'equipaggio era composto da 8 membri, un autista e 7 genieri. I sedili erano molleggianti e il rivestimento degli scompartimenti dell'equipaggio aveva uno spessore fino a 25 mm. L'elevata altezza da terra, 1,4 metri,
in combinazione con l'armatura e i sedili molleggianti, garantiva all'equipaggio protezione dall'esplosione delle mine. Le dimensioni del Raumer S erano impressionanti e superavano di gran lunga le specifiche originali previste nella bozza di progetto del 40. La macchina era lunga 15,63 m e alta 2,93 m. Le ruote avevano un diametro di 2,07 m e una larghezza di 530 mm. Ogni ruota era dotata di massicci cuscinetti in gomma spessi fino a 15 cm. Il peso totale del Raumer S ammontava all'incredibile cifra di 130 tonnellate e questo forniva un'elevata pressione al suolo per innescare le mine. Il veicolo era equipaggiato con due motori Maybach HL90P20K, uno in ogni metà della macchina, con una potenza di 350 cavalli ciascuno. Il Raumer era in grado di viaggiare a 25 km orari su strada e di operare a 4-8 km orari in modalità sminamento. Il prototipo fu presentato allo Stato Maggiore in forma incompiuta il 10 agosto del 1944. E poiché la Germania stava già chiaramente perdendo la guerra, ogni urgenza per il progetto scomparve, poiché era ovvio che la Wehrmacht non avrebbe più condotto operazioni offensive meccanizzate su larga scala. Il prototipo non lasciò mai la struttura di Hitlersleben. Fu catturato intatto dall'esercito degli Stati Uniti nel 1945 e portato a Parigi per i test. Hotchkiss W15T. Trattore d'artiglieria francese a quattro ruote motrici costruito nel 1938. Il fuoristrada avrebbe dovuto trainare cannoni con un calibro fino a 105 mm. Il motore era situato davanti all'asse delle ruote anteriori, quindi il cofano sembrava insolitamente lungo. È un veicolo a benzina con una cilindrata di 2,3 litri e una potenza di 65 cavalli. Era dotato di un cambio manuale a quattro marce con una scatola di trasferimento con demoltiplicatore. Non mancavano le stranezze. I fuoristrada Laffley si distinguevano per la trasmissione separata dal propulsore alle ruote destre e sinistre. Il flusso di potenza veniva trasmesso dagli alberi cardanici agli ingranaggi conici e da essi alle ruote attraverso i semiassi. Sul lato sinistro c'era una fila di alberi, riduttori e semiassi, e a destra un'altra. Siccome la scatola di trasferimento era posizionata dietro l'asse delle ruote anteriori, gli alberi di trasmissione delle ruote anteriori uscivano dall'alloggiamento della scatola di trasferimento in avanti mentre l'auto si muoveva, e gli alberi di trasmissione delle ruote centrali e posteriori uscivano dallo stesso alloggiamento all'indietro. Mancavano i soliti assi e differenziali, nulla collegava le ruote destre e sinistre. L'unico differenziale per l'intera vettura è stato integrato nella scatola di trasferimento. Con un design convenzionale, per creare una trazione integrale simile, ci vorrebbero almeno tre differenziali, ovvero altri due. I riduttori e i semiassi che da essi andavano alle ruote erano integrati nei bracci oscillanti delle sospensioni. I bracci potevano spostarsi di 15 gradi su e giù, conferendo al veicolo un'eccezionale adattabilità al terreno. La carreggiata per ciascuna delle tre coppie di ruote era diversa. Per la coppia di ruote anteriori, l'elemento elastico della sospensione era costituito da molle, per le coppie centrale e posteriore da balestre. Il muso lungo dell'auto riduceva l'angolo di attacco a 24 gradi, ma sul bordo anteriore del telaio erano installati piccoli rulli pneumatici che consentivano di salire qualsiasi collina senza impigliarsi con il radiatore o il basamento del motore. Grazie alla flessibilità delle sospensioni, il veicolo era adatto a qualsiasi terreno, ma il sistema più conservativo dell'auto erano i freni. Erano completamente meccanici con un sistema di bracci e leve. Il lavoro del conducente sarebbe dovuto però essere facilitato dalla presenza di due servofreni. Nel 1938 il fuoristrada superò con successo i test e fu messo in produzione su piccola scala. Ne furono costruiti 411. Landwasser Schlepper, trattore da trasporto anfibio tedesco, creato nel 1940 per gli ingegneri militari della Wehrmacht. La macchina è stata sviluppata dalla Rheinmetall. La struttura del veicolo è stata realizzata basandosi sull'idrodinamica e per questo ha una forma simile a quella di una nave. Realizzata in lamiera d'acciaio, la prua aveva una forma leggermente appuntita e il fondo liscio.
Alcune lamiere dello scafo, in particolare quella inferiore di prua, erano rinforzate con delle nervature. Il fuoristrada era alimentato da un motore a 12 cilindri a benzina AV con un volume di 12 litri e una potenza di 300 cavalli. Sulla terra il veicolo raggiungeva i 67 km orari, mentre sull'acqua i 12. L'anfibio aveva anche due eliche e un timone. La trasmissione aveva due coppie di ruote motrici bloccate e quattro ruote di supporto su ciascun lato. Poiché il veicolo aveva poco spazio interno e non era facile salire e scendere, furono prodotti speciali rimorchi galleggianti. Il veicolo poteva trasportare due membri dell'equipaggio e 20 passeggeri. La mancanza di armatura non consentiva di utilizzare efficacemente il veicolo nelle aree di combattimento. I primi fuoristrada dovevano essere utilizzati nell'operazione Leone Marino, ma questa fu cancellata mentre l'anfibio veniva testato. Nell'autunno del 40, la maggior parte dei veicoli fu trasferita ai battaglioni di ingegneria aviotrasportata. In previsione dell'assedio a Tobruk, che il comando tedesco intendeva effettuare da mare e da terra, all'unità anfibia fu assegnato il ruolo di mezzo da sbarco. Fino al maggio del 45 furono usati sul fronte orientale e nel Nord Africa. ZIS-42, fuoristrada semicingolato sovietico progettato per funzionare come trattore di artiglieria. È stato sviluppato sulla base del semicingolato ZIS-22, dal quale differiva per la presenza di un telaio cingolato con due carrelli oscillanti al posto delle ruote motrici posteriori. Il telaio di ciascun carrello cingolato era costituito da pareti laterali collegate rigidamente da un mozzo di supporto e da traverse. Durante la guida nella neve profonda o nelle paludi, venivano usati degli sci montati sulle ruote anteriori. Il fuoristrada era alimentato da un motore a benzina a 6 cilindri, con una cilindrata di 5,5 litri e una potenza di 66 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 4 velocità. Per proteggersi dagli urti del motore durante la guida su terreni molto accidentati, sono state installate 4 ruote su supporti speciali sul lato inferiore della piattaforma. Il radiatore e i fari erano coperti da una griglia per proteggerli dai danni. Fu costruito fino al 46, in più di 6.000 unità. Con questo è tutto, amici. Lasciate un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!